Prego. Volevo fare una proposta. Ho visto che sull'ordine del giorno c'è un punto di cui ne siamo venuti a conoscenza nell'ultima conferenza Capigruppo, che è il punto 5, procedimento di accertamento della sussistenza della causa di incompatibilità sopravvenuta nei confronti del consigliere Bernardini Gianni, ex articolo 63,1 numero 4 del decreto legislativo 18.8.2000 numero 267, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento e la declaratoria di legittimità del decreto di occupazione d'urgenza e di determinazione di indennità di espropriazione emesso dalla dodicesima Comunità Montana, numero 2 in data 23 dicembre 2014, contestazione al consigliere interessato. Io volevo proporre, visto l'importanza pure degli atti a seguire, l'inversione di questo punto, quindi il numero 5 al numero 2. Metto in votazione la proposta fatta dal consigliere Beretta. Chi è favorevole si alzi in piedi, chi è contrario resti seduto, chi si astiene lo dichiari. Favorevoli Maddalena, Beretta, Bernardini, il resto è contrario, unanime. Prego. Quello che ha detto poc'anzi Maurizio Beretta ha anticipato parte del mio discorso. Io, Presidente del Consiglio, la invito di nuovo a pensarci bene su quello che è avvenuto poco fa, sulla mancata inversione dell'ordine numero 5 riguardando la presunta incompatibilità del consigliere comunale Bernardini, che oggi oltretutto è un elemento di cronaca. Oggi su alcuni giornali si decide la sorte di Bernardini. Siccome è un argomento importante, Presidente, se lei non lo porta, cioè non facciamo questa inversione, rischiamo di incorrere in alcune responsabilità, perché andiamo avanti nel Consiglio Comunale quando c'è in corso una discussione sull'incompatibilità di un consigliere comunale. Chiedo scusa, il Se, se Consiglio fa, si è già ecco, mi faccia espresso? terminare. Se non si discute e si risolve questo punto, visto che parliamo poi di un tema importante come quello di Frusinello, rischiamo di inficiare tutte le delibere che poi andiamo di seguito a discutere. Qui non c'è una questione di maggioranza, qui c'è un discorso di rispetto della legge e della legalità. Prima vanno i temi sull'incompatibilità e poi il resto, perché stiamo parlando di un procedimento amministrativo rivolto ad un consigliere. Poi sulla legittimità ne andremo a discutere quando ci darete l'opportunità. Quindi la invito a riflettere su quello cosa sta facendo. Lei è Presidente del Consiglio, rispetti quello che prevede il testo unico degli enti locali. Se ha ritenuto di sollevare, perché da quello che capisco è stato lei e il sindaco a sollevare questa possibile incompatibilità, si verifichi immediatamente. Io ho messo in votazione la proposta, il Consiglio si è già espresso. Presidente che mette gli ordini del giorno, lei ha commesso un No, è il errore. Consiglio che si è No, esprime, no, non è il Presidente. l'ordine degli ordini del giorno l'ha fatto lei, non l'ha Non fatto il c'entra Consiglio. niente quello, è E il allora Consiglio che si è siete espresso. consiglieri si assumeranno responsabilità con lei. Allora, andiamo avanti con il Consiglio Comunale, approvazione del verbale delle sedute. Prego, Bernardini. Come al solito, ringrazio.